Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ho una bella notizia per voi. L'esame è stato rimandato? Possiamo cambiare compagno di stanza? No. Oggi non ci saranno lezioni. Sì. Cosicché possiate prepararvi per l'esame di domani. No, l'esame. L'esame. A me fanno paura gli esami. E fai bene, perché questo esame è stato pensato per mettervi in difficoltà, per fare una scrematura. Mandare a casa chi non merita di essere qui. Professoressa. Sì? Mi sembra giusto. Non ne sono sicura al 100%, ma secondo i miei calcoli si chiama cattiveria. Sì, Yuki, confermo. Si tratta dell'innata disposizione a fare male al prossimo, nelle sue azioni e nei suoi desideri. Dice sì, cattiveria. Vedetela sotto un altro punto di vista. Immaginatela come una sfida. Una sfida da affrontare con coraggio, con tenacia, con passione. Che ne dite? Io quoto Jack e Yuki. Cattiveria. Ma almeno possiamo sapere le materie d'esame. Ma certo, tutte le materie. Cosa? Ma non si può fare. Sì, sì che si può. Soprattutto se si tratta di una traccia super segreta nascosta in un posto sicuro dove mai nessuno andrà a guardare. Come faccio ad essere così cattiva? Non lo chiedere a me. Non ho mai conosciuto nessuna come te. Che carino. Stai forse dicendo che sono unica? Bene. Noi passeremo in aula ogni tanto a controllare che state studiando. E ora al lavoro! Mi raccomando, il programma è terminato. Andiamo? A me fa paura sterminato. A te fa paura tutto. No. Sì. Ragazzi, assoluto bisogno di un aiuto. Cos'è questo? Sì, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho una bella notizia per voi. L'esame è stato rimandato? Possiamo cambiare compagni di stanza? No, non ci saranno lezioni. Così che possiate prepararvi per domani. No, dai. L'esame. A me fanno paura gli esami. E fai bene, perché l'esame è stato pensato per mettervi in difficoltà. Fare una scrematura e mandare a casa chi di voi non merita di essere qui. Professoressa. Sì? Mi sembra giusto. Non ne sono sicura al 100%, ma mi pare che... Oddio, mi sembra proprio che... Sì, secondo i miei calcoli si chiama cattiveria. Sì, io che confermo. Si tratta dell'innata disposizione a fare del male e a recare danno al prossimo, nelle sue azioni e nei suoi desideri. Dicesi cattiveria. Ragazzi, vediamola da un altro punto di vista. Prendiamola con come una sfida. Una sfida da affrontare con coraggio, tenacia e passione. Che ve ne pare? Io quoto Jacques e Yuki, cattiveria. Ma almeno possiamo sapere le materie d'esame. Ma certo. Tutte le materie. Cosa? Ma non si può fare? Sì che si può. Soprattutto se si tratta di una traccia super segreta nascosta in un posto sicuro dove mai nessuno andrà a guardare. Ma come faccio ad essere così cattiva? Non chiederlo a me. Io non ho mai conosciuto nessuno come te. Che carino, stai dicendo che sono unica? Noi passeremo ogni tanto a controllare che state studiando. E ora al lavoro. Il programma è sterminato. Andiamo. A me fa paura, sterminato. A te fa paura tutto? No. Sì. Cos'è sterminato? Ragazzi, abbiamo bisogno d'aiuto.